Il signor Sindaco è venuto a darci il saluto della città di Cagliari. Grazie, signor Sindaco, di essere qua con noi. Buongiorno a tutti, un saluto a tutti i presenti e prima di porgere il benvenuto, il saluto della città a tutti voi e al FAI e un ringraziamento in particolar modo a Maria Antonietta Mongio e a tutti coloro che hanno contribuito per organizzare questo convegno a carattere nazionale nella nostra città. Prima di porgervi il saluto, dicevo, il pensiero va alle vittime e alle popolazioni colpite dall'alluvione. Ben prima, lo si diceva, dell'organizzazione del convegno, o meglio, era inimmaginabile nel momento in cui i promotori, coloro che hanno organizzato il momento di confronto odierno, era inimmaginabile che loro potessero, come dire, avere la percezione del disastro che sarebbe avvenuto nella nostra isola. E purtroppo la coincidenza ha voluto che i temi portati alla nostra attenzione, sia nella relazione introduttiva, sia coloro che parleranno più tardi nel corso delle giornate del convegno, che porteranno i loro contributi sui temi della terra, del paesaggio, dell'occupazione, del futuro, forse non avrebbero e non era possibile immaginare quanto attuali sarebbero stati quei temi rispetto alle vicende che hanno interessato la Sardegna nelle settimane precedenti. Cagliari è stata sfiorata dal nubifragio. Domenica ho ricevuto l'allerta meteo e per diversi giorni, mattina, sera e notte, in stretto contatto con la Protezione Civile, abbiamo predisposto tutto quello che è all'interno, contenuto nel piano di protezione civile che abbiamo adottato a inizio consiliatura, e per fortuna l'abbiamo adottato tempestivamente, che pone sistemi, criteri, metodi, procedure per allertare la popolazione, in particolar modo dell'abitato di Pirri, ogni qualvolta il cielo si fa scuro e le nuvole sono cariche di pioggia. E so e capisco e comprendo quale possa essere il sentimento delle popolazioni colpite, inimmaginabile e inimmaginabili i sentimenti di coloro che hanno vissuto lutti in famiglia o tra gli amici, ma anche coloro che hanno avuto la casa devastata dalla forza e dalla furia dell'acqua, non guarderanno più il cielo così come fanno da tanto tempo gli abitanti di Pirri, della municipalità di Pirri a Cagliari, non guarderanno più il cielo quando sarà carico di nubi, cariche di pioggia in egual modo. Quindi stravolge anche la vita quotidiana e collettiva. Questo perché lascia segni profondi non solo nel paesaggio, non solo nell'ambiente, non solo nelle devastazioni di strade, ponti, di case, ma lascia segni profondi nell'animo di tutti coloro che hanno visto o vissuto quei giorni, quelle giornate. Io ringrazio veramente il Fondo Ambientale Italiano. I temi sono giusti. Noi abbiamo costruito troppo e male. Abbiamo costruito in Italia 4 volte il nostro fabbisogno. Abbiamo costruito sui fiumi e nei laghi. Abbiamo costruito le pendici dei vulcani. Abbiamo trasformato le campagne nelle peggiori periferie. Abbiamo consumato troppo e ancora non ci siamo fermati in questo egoismo del consumo del territorio. Io credo che ci debba essere un'inversione di tendenza, lo diceva la Presidente Maria Grazia Piras, condivido i temi da lei trattati. E in questa direzione, perché ce lo dice l'Europa, dobbiamo andare con una riqualificazione, una riconversione, per utilizzare quelle tantissime cubature, metri quadri inutilizzati, sia in città che in altri luoghi delle nostre campagne deturpate, per restituire spazi e luoghi a cittadine e cittadini che possano rendere vivi quei luoghi, nell'ottica del non consumo del territorio. Persino i nomi, i toponimi dei luoghi danno l'idea di come si sia costruito in modo folle. Rio Fangario, Rio San Girolamo, Sustangioni. È pensabile che ogni qualvolta
il toponimo indichi la presenza un tempo di un lago, di un fiume, di una zona acquitrinosa, lì si debba per forza costruire. Qualcosa dovrebbe insegnare almeno il nome del luogo per non continuare a devastare i nostri territori. Continuo a fare l'esempio di Pirri. Ricorderete, lo ricorderanno coloro che sono cagliaritani, il Brozzu, quando venne costruito, attorno aveva la campagna. Il parcheggio del Brozzu e tutto ciò che è stato costruito attorno al Brozzu, quartiere di Sublano, le zone di Selargius, tutto il quartiere di Barracamanna sull'altro versante, tutto quell'insieme di asfalto, cemento, scarica su Pirri. Eppure i sottoservizi sono rimasti gli stessi, anzi, semmai con l'assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria sono peggiorate le condizioni di questi, e quindi ancora costruire e consumare territorio condannerebbe quei luoghi e gli abitanti di Pirri a essere sommersi da ondate di fango e di acqua. Credo che si debba ripensare, e in questa direzione noi stiamo andando, e chiudo. Non può essere solo un saluto e non può essere solo un appello ad altri nel far bene e nel consumare meno. Abbiamo candidato Cagliari come capitale europea della cultura, abbiamo superato la prima fase, superando persino Venezia, che era cosa alquanto difficile, come candidatura di Cagliari capitale europea della cultura per il 2019. Uno dei punti fondamentali non è la presenza e non è capitale europea della cultura la città che ha al suo interno la maggior parte, il maggior numero di monumenti, di presidi culturali, di siti archeologici, ma è la città invece che, partendo da anche situazioni di difficoltà, riesce a mettere in moto meccanismi virtuosi nell'ottica anche della considerazione dell'ambiente quale elemento fondamentale dal punto di vista culturale, nell'ottica della riqualificazione, della riconversione, del non consumo del territorio, del riuso. In questa direzione abbiamo candidato Cagliari e stiamo attuando una serie di iniziative, il collegamento tra i parchi, insieme a Nunez, il paesaggista, che si è reso disponibile attraverso interventi di rinaturalizzazione, di collegamento attraverso zone verdi, in modo tale che il quartiere di Sant'Elia non sia più slegato dal resto della città, ma sia ricollegato attraverso un percorso di parchi, di lungomare che sta sorgendo, insomma interventi nell'ottica della riqualificazione, nel non creare ulteriori brutture che deturpano il nostro paesaggio. Io vi ringrazio e buon convegno. Dicevo al signor sindaco che mentre lo ascoltavo parlare gli credo, quindi il sindaco buon lavoro, ha un lavoro enorme da fare, poveretto, è giovane, quindi ha tanti anni di fronte.